In questi tempi di crisi, dove la crisi la si legge sui giornali, la si vede per strada, la si segue in televisione, mi è capitato di leggere, credo sul suggerimento di un giornale, un libro di un autore che si chiama Zygmunt Bauman, che è un filosofo sociologo che ha scritto recentemente un testo che già dal titolo è, come dire, self-explaining, è Vite che non possiamo permetterci. E è una riflessione, credo, doverosa di questi tempi sul fatto che questo è un mondo che, nella misura in cui cresce di popolazione e aspirasse a dare a ciascun dei non abitante, ovunque sia nel mondo, il livello di vita, il tenore di vita e le abitudini di vita che hanno avuto a lungo il 20% della popolazione mondiale più ricco, sarebbe destinato inevitabilmente a implodere. Il monito è soprattutto per chi, come noi, ha avuto e ha molto, nel senso che credo che ci si debba entrare in un film, per così dire, in cui si capisca che è soprattutto a chi, come noi, vive sopra le proprie possibilità, diciamo quelle che gli derivano dal posto che ha nel mondo, dal fatto di essere, come dire, 1% del mondo, a capire che se anche vogliamo che gli altri possano aspicare a crescere un po' e a salire nei loro consumi in senso lato, cioè nei loro diritti di avere, come dire, una vita prospera, noi dobbiamo probabilmente entrare in un percorso di serena, consapevole decrescita.